Allora, buongiorno a questa bella giornata di sole, buongiorno Enrico. Buongiorno. Siamo il primo, è il primo d'aprile, però la pianta non lo sa che è il primo d'aprile, insomma, non glielo facciamo un pesce d'aprile oggi perché insomma non se ne accorgerebbe assolutamente, non lo facciamo nemmeno a voi. Comunque, siamo arrivati alla nostra piantina che non ha nome, poverina. Io a questo punto proporrei, visto che l'altra volta ci avevamo Renna fra le zampe, il cagnolino, io chiamerei la pianta Renna, almeno quando si chiamerà Renna da qui, o viene lei o viene il cane, uno delle due. È più probabile venga il cane che lei, però se venisse lei sarebbe una bella cosa, no? Almeno sarebbe una vita nuova. Comunque, bando alle ciance. Enrico, la nostra piantina continua a dormire o no? Mi pare si stia muovendo. Allora, se si è svegliata. Come l'altra volta ti dico di alzare la voce, perché lui insomma non l'alza mai la voce, ma lo deve fare a questo punto. Comunque si è svegliata. La vite si è svegliata, si vede che vabbè, un po' di gemme rigonfie. Andiamo a vederli per bene, aspetta, andiamo a vederli per bene. Fermi lì voi, Allora, vediamola più da vicino, Enrico. Vedete, noi l'avevamo lasciata col suo tralcio abbastanza lungo. Dunque, intanto lassù vediamo. C'è una gemma, ragazzi, ma quella è grossa, La prima, in alto. E questa nel giro di un paio di giorni si comincerà a vedere le foglioline. Addirittura, mentre quelle più in basso. Di solito quelle centrali sono un po' meno pronunciate e le prime dovrebbero essere più gonfie. Allora, andiamo a vedere le prime. Dunque, dove sono le prime? Le prime sul tralcio, Ecco, la prima sul tralcio, che sarebbe, mettici un ditino. Questa. Eccola là, no, andiamo di sotto perché la vedo male. Eccola qua, qual è? Queste due sono più gonfie. Comunque c'è veramente poca differenza, Andiamo a vederlo, una bella gemma gonfia, dai. Eccola là. Andiamo a vedere anche quella su in alto, guardala là com'è. Bellina che sei. Allora, a questo punto, la pianta non ha pianto. Ma mi dicevi, non piange fino a quando? Fino a quando non viene piegata, appunto per il movimento della linfa, tende a non piangere. Questa perché rimane verso l'alto, non ce la fa ad arrivare la linfa. Poi un pochino a pianto, però ora a quest'ora che è un po' più freddo non si vede, magari verso mezzogiorno, l'una. Comunque, la pianta segue il mio stesso meccanismo, se mi piegano io piango, va bene? Perfetto, allora vediamo un pochettino che cosa dobbiamo fare per piegarla, giusto? Il meccanismo da seguire, perché noi siamo su Renna e a guio, ricordiamocelo. Allora, come vedete la vite è ben ancorata al paletto, quindi possiamo legarla senza fare ulteriori operazioni. Scusa, fermo, vai. Allora, cerchiamo di fare delicatamente, magari aiutando la curvatura. Dopodiché la attorcigliamo lungo il filo e si ferma all'estremità. In modo tale che non scappi. Che non scappi. Però una volta appunto attorcigliata lungo il filo basta una legatura. Allora, a questo punto. Allora, dunque, noi a questo punto abbiamo. Non è che l'abbiamo piegata troppo lì? No, va bene, no, perfetto. No. Renna non soffre a questo punto. No, la curvatura è abbastanza, insomma, non è eccessiva, ecco. Perfetto, vedete? È tutta lungo il filo. Bene? Quante gemme abbiamo qua? Appunto, era quello che stavo guardando. Allora, abbiamo le due gemme sullo sperone. Sì. Che servono per il rinnovo del prossimo anno, come avevamo detto, in fase di potatura. Sì. Poi abbiamo, ora non contiamo proprio quelle vicino alla corona, comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 gemme, e tutte queste 9 gemme daranno tralci che poi daranno grappoli. Sì, sì. Allora poi lo vedremo nella prossima fase di pulitura. Di queste 9 gemme ne verranno scelte 6-7. Solitamente, come vedete, ci sono qualcuna che è andata a finire sotto il filo e qualcuna invece in posizione verso l'alto. Qualcuna è sotto. Ecco, che differenza c'è alla fine dei salmi? Cioè, quelle sotto si lasciano. Quelle sotto di solito fanno una curvatura e tornano in su.
Però diciamo che è sempre una strozzatura e di solito in fase di pulitura quelle, se ce ne sono troppe, vengono levate un paio di quelle sotto. Quindi insomma questa guardatela ora, perché mi sa che non la vedrete per molto tempo più, giusto? Si sta parlando di questa. Sì. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, la pulitura si tratta quindi di togliere le gemme in eccesso. Le gemme in eccesso, riequilibrare la pianta, quindi lasciare 2 più 6, 2 che quindi sono sullo sperone. È una specie di potatura verdissima, se la potessi, sì, se la, la possiamo definire così. Certo. Quindi fin dall'inizio, sul guio, cerchiamo di lasciare un numero di gemme che non sia eccessivamente alto per fare qualità, perché se volessimo fare quantità, per carità di Dio, potremmo lasciarla più lunga e magari fare anche un archetto addirittura per tenerla più, per mettere più gemme. Sì. Allora Enrico, dunque, ovviamente anche se era il primo d'aprile ha detto cose, vedete la mano mia che saluta Enrico, Enrico c'ha il sole davanti lui, proprio... fortunati noi, perché se lo facevamo nel pomeriggio il sole invece ce l'avevamo noi in faccia. Allora guarda, mi sposto un po' in modo tale che ti dia meno noia, va bene? Dunque dimmi un po', la prossima fase, la pulitura, quando verrà fatta? Allora, dipende molto dalle temperature che avremo nei prossimi 15-20 giorni. Comunque è prevista fra una ventina di giorni. Fra una ventina di giorni. È un'operazione manuale? Manuale, quella si fa a mano, non c'è altro modo. Assolutamente. Anche perché a macchina è impossibile riconoscere quali sono le gemme. È impossibile. Allora, come dicevo, ho sfruttato tutta la distanza che ho fra la vite renna e la sua vicina. Quindi quando farò la pulitura... La vicina, come la chiamiamo? Orso, no? Non so. Pluto, come quella... Pluto. Allora, dicevo, cerco di sfruttare tutta questa superficie che ho, sì, quindi di radamento non lo farò, delle gemme non lo farò fra due gemme vicine, cercherò di distanziare il più possibile i nuovi germogli, in modo che l'uva appunto rimanga più distanziata possibile. E ci sia più l'uva più distanziata, la superficie fogliare venga distribuita meglio. Perfetto. E questo è un vantaggio del guio, diciamo questo è un guio alla francese, cioè con tralcio steso, non ad archetto. Il vantaggio è proprio quello, perché con l'archetto naturalmente avrei la produzione ristretta in un piccolo spazio. Più limitato. Benissimo. Allora Enrico, io ti ringrazio, ti saluto, ti salutiamo tutti noi, fra l'altro insomma dobbiamo dire che stiamo andando bene, perché siamo oltre le 2500 visioni per il filmato precedente e a questo punto ci vediamo fra una ventina di giorni, insomma, giorni, sotto sì, Pasqua diciamo, verso sì, il 20-25 di aprile. Ecco, poi siccome quest'anno Pasqua casca tardi, quindi fino all'ultima luna, quella di Pasqua, siamo sempre a rischio di gelata. C'è il Vinitaly, è vero, il famoso rischio gelata Vinitaly, che ci casca sempre addosso. Se venisse una gelata, cosa succederebbe alla nostra pianta? Potrebbe perdere un po' di gemme, un po' di germogli, a quel punto saranno già lunghi una decina, 5-10 centimetri. Urca. Quindi probabilmente posticiperemo un attimo la fase di pulitura, di diradamento. Proprio per non rischiare di diradare noi e far diradare a madre natura. Ecco.